test di utilizzo di due borse molto diverse tra loro, Paul Henn e Paul Maccanico. Ciao amica, benvenuto o bentornata sul mio canale YouTube. Sono Ornella Uzzino, sono napoletana, compro e produco borse originali. Questo video non è sponsorizzato, le borse che vedi le ho acquistate. Lo faccio per dare alternativa a chi compra contraffatto di poter acquistare dei prodotti originali che sostengono la filiera legale. Oggi parliamo di questi due brand che ho test utilizzato e partiamo da un brand insomma sostenibile per tutto quello che c'ha la storia e tutto il resto, quindi partiamo da Paul Maccanico. Questo brand è fighissimo perché individua nello smaltimento di un rifiuto particolare, che è quelli che sono i teloni dei camion, la possibilità di creare dei modelli, e quindi fa queste serie limited edition, delle serie a colori limitati, perché ovviamente ci sono tutta una serie di caratteristiche che hanno queste borse, e per di più poi queste borse risultano essere estremamente resistenti, molto fighe anche per l'utilizzo. Questa borsa che ho scelto io alla fine è una 24 ore, l'ho utilizzata per fare avanti e indietro un po' dall'ospedale con mia figlia, ma a volte anche se quando siamo andati a fare qualche fine settimana al mare l'abbiamo utilizzata insomma per mettere, che ne so, i trucchi o le cose che non entravano nel trolley. Quindi è una borsa molto molto duttile. Poi che c'ha di buono? Che praticamente, oltre a una pulizia velocissima, quindi pulita, sterilizzata, pure quando stai in ospedale, sgrassatore, disinfettanti a gogo, insomma è molto facile da pulire e da tenere sterilizzata. Per quanto riguarda poi gli interni e tutto quello che compete, allora la borsa risulta essere molto leggera e quindi la si può caricare davvero davvero tanto. Il materiale, pur utilizzandolo, non perde la sua lucentezza, la sua bellezza, anzi tende anche a migliorarsi, perché essendo comunque un tessuto sintetico, lavorandolo, usandolo e tutto il resto, diventa un po' più animato, diciamo. Mi piace questa cosa, quindi mi piace molto. Ovviamente i riporti sono tutti studiati per essere una borsa pratica. Andiamo a guardare poi i dettagli. Per quanto riguarda la tintura, ovviamente non c'è, quindi il mio voto è zero. Se invece andiamo a parlare per quanto riguarda le cuciture, laddove si vedono, perché poi il prodotto è quasi tutto cucito e risvoltato, e fra parentesi una cosa che ci tengo a far vedere, che è importante: voi quando acquistate dei prodotti, ci sono le tracolle, senza stirare troppo, fate sempre la prova al stress, ovvero tirate la giuntura, e qui deve mantenere bene. Mantenere significa non si strappa. Perché? Perché se è così, è studiata in modo che il materiale è rinforzato e quindi vi durerà nel tempo. Ed è vero che la borsa non fa questo movimento, perché voi quando la tenete a tracolla ovviamente fa questo movimento qua, però tenderà a non stracciarsi, questo è un po' il senso, perché c'è un buon punto di forza ed è tenuto bene. Quindi fateci attenzione quando acquistate dei prodotti. Per le cuciture il mio voto è 4. Non è semplice cucire su questi materiali con volumi differenti, quindi è importante tenere a mente questa cosa qui. Per le rifiniture, questa è una borsa fantastica per il packaging, per la storia che ha, per tutto quello che ti danno annessi e connessi, anche per i dettagli interni, quindi a me è un 5. Per la valutazione qualità-prezzo, è una borsa che comunque ha un prezzo alto per essere una borsa in sintetico, vabbè. Però per la funzionalità, gli spazi, il fatto che è fatto in Italia e tutto il resto, per me è un 4,5. Per la valutazione utilità è un 5 al 100%. A me la borsa di Paul Maccanico piace tanto e ringrazio tutte le persone che mi hanno suggerito questo brand, e sicuramente questa è un'alternativa ai vari brand prodotti, che ne so, in Cina o da altre parti, da poter acquistare se ami dei prodotti che non hanno materiali di origine animale. Quindi Paul Maccanico fantastico, e non escludo che possa acquistare altre cose. È vero che fa degli oggetti anche un po' estrusi, quindi questo qui era quello un po' più semplice, infatti solo qui sotto c'è il suo mega logo, però Paul Maccanico, poi neanche Maccanico, ma non so perché io mi reinvento i nomi o li sbaglio, vabbè, è una mia caratteristica, è una caratteristica del canale. Passiamo adesso a quell'altro brand, che è un altro brand che mi avete strasuggerito voi e di cui si acquista spesso un altro modello, ma andiamolo a guardare subito.
Questa borsa è molto molto suggerita, c'ha un bel hype perché probabilmente ci fanno tanta tanta pubblicità. L'ho portata prevalentemente così, è una borsa aperta sopra, quindi non è che mi fa impazzire, però il fatto che posso tenerla stretta sotto il braccio va più che bene. Il portafoglio l'ho dovuto mettere internamente così e nella pochette che mi è uscita insomma in allegato ho messo il cellulare. Quindi va bene, la tengo staccata, però anche legata va più che bene. Quindi ho messo il portafoglio, le chiavi e gli occhiali da sole. L'ho usata anche come borsa da lavoro, in abbinato con delle altre cose perché ci va il computer e soprattutto perché la borsa risulta essere estremamente leggera da questo punto di vista. I dettagli mi piacciono anche per come è strutturata la borsa. C'è un modello che è più iconico di questo, però ho visto che in tante insomma scelgono quello là un po' più piccolino, insomma la borsa che sembra un po' più un pentagono, sembra praticamente. Mi piace anche per come è studiata qua sotto in maniera particolare. Non è semplice fare questa geometria, ve lo posso assicurare. È bella studiata tecnicamente e i dettagli tornano quasi tutti. La tintura, tranne in qualche punto, è fatta molto bene, così come le cuciture, quindi il prodotto non ha grandi errori dal punto di vista tecnico, anzi è un buon prodotto. Ha una base prezzo abbastanza alta, però insomma è il posizionamento del brand. Quindi passiamo ai voti. Per la tintura, che ha questo tono, non è proprio tono su tono, però comunque ha questa tintura chiara, il mio voto è 4. Per le cuciture, sono fatte bene, hanno un bel punto, un po' più largo del classico, il mio voto è 4. Per le rifiniture non ci sono fili, è curato tutto, vediamo un attimino se ci sono. Ah, faccio vedere, finalmente c'è anche la tintura nei buchini, il mio voto è 4,5. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4,5. Per la valutazione utilità il mio voto è 5, perché comunque è leggera, la si può caricare, l'unico difetto è il fatto che è aperta sopra. Però insomma non è detto che debbano rubarci per forza, o molto spesso se magari tu ti muovi in macchina questo problema è un problema relativo, altrimenti si utilizzano delle belle pochette, si legano in qualche modo con dei ganci alla borsa e abbiamo risolto il problema. Per me la borsa di Polen è promossa. Forse l'unica cosa, dico la verità, che non risceglierei è un po' il colore, ma un gusto mio personale. Promossa la borsa, mi piace anche, prima di lasciarla andare, come è stato studiato la maniglia, che non ho fatto vedere nella recensione. È un'unica maniglia che si divide in corta e in lunga ed è tenuta da queste due magliette. Una bella idea, anche particolare, al momento io non l'ho riscontrata in altre borse. Mi piace veramente tanto. Complimenti, bello. Siamo arrivati alla fine di questo video, di questo test di utilizzo. Dimmi cosa ne pensi di Paul Meccanico, di Polen, o suggeriscimi altri brand, insomma restiamo sempre in contatto e ho bisogno dei tuoi feedback. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per restare sempre aggiornati su tutti quelli che sono i contenuti del canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.